Oggi siamo a Marciano, bentornati in Val di Chiana. La zona di Marciano della Chiana è stata abitata fin dal tempo degli Etruschi. A testimonianza di questo c'è nel Museo Archeologico di Arezzo un bellissimo busto funerario che proviene proprio qua, da Marciano della Chiana. Ma la zona aveva un'importanza anche nel periodo romano, quando sappiamo per certo che in questa zona erano numerose le fattorie gestite da famiglie di latifondisti. Lo stesso termine marciano indica un possesso, cioè che appartiene alla gens Marcia. Nel corso dell'Alto Medioevo, poi, quando la Val di Chiana ha lentamente iniziato l'impaludamento, la gente è tornata ad abitare le colline e qui è stato realizzato un primo fortilizio. Mentre gli altri castelli erano castelli abitativi, questo era un castello militare. Il castello di Marciano della Chiana durante il Medioevo venne conteso tra fiorentini e senesi. Un ruolo fondamentale l'ebbe anche durante la battaglia di Scannagallo. Infatti questo castello apparteneva ai fiorentini. Per questo quella battaglia è conosciuta anche con il nome della battaglia di Marciano della Chiana. Oggi Marciano si presenta come un borgo molto piccolo e raccolto e sopra i tetti dell'abitato svetta la rocca, realizzata nel corso del Medioevo dai fiorentini. Accanto alla rocca si trova la chiesa medievale di Santo Stefano e Andrea, ristrutturata a partire dal 1591. All'interno della chiesa ritroviamo numerosi dipinti realizzati tra XVI e XVII secolo. Ma l'opera più importante si trova sul primo altare a destra. È un'opera realizzata da Bartolomeo della Gatta, uno dei più interessanti artisti attivi in Toscana tra XV e XVI secolo. La tavola rappresenta una Madonna in trono con Bambino e alla destra troviamo San Cristoforo e alla sinistra San Giacomo. L'opera è datata al 1486. La rocca ha subito un importante restauro negli ultimi anni ed oggi è diventato uno spazio polifunzionale. All'interno delle stanze troviamo anche un plastico che riproduce la battaglia di Marciano. A rendere celebre la battaglia di Marciano è un bellissimo affresco realizzato da Giorgio Vasari nel Salone dei 500 a Firenze. In quest'opera è possibile vedere sullo sfondo un drappo con il motto Cerca Trova. Questo motto militare, salito alla ribalta negli ultimi anni nel libro di Dan Brown, Inferno, ha consentito al nome di Marciano di andare in giro per il mondo. La torre, costruita in materiale laterizio, è un perfetto punto di osservazione su tutta la Val di Chiana. Infatti, dalla terrazza è possibile scorgere i profili dei borghi circostanti.
E ora che lo sai, vieni anche tu in Val di Chiana.